Allora, con Marciano Tormenti commentiamo innanzitutto questa partita. Purtroppo ci ha punito una distrazione, un evento. La squadra non è criticabile in questo momento. Senti, però adesso, inutile starci a girare intorno, tu sei stato al centro di una polemica che si è sviluppata sabato, è successo qualcosa, insomma, ecco, ce la racconti? È successo c'è stato un piccolo diverbio tra me e tra, diciamo, un gruppo di 4-5 tifosi, che è nato essenzialmente, nasce da lo sappiamo da cosa, da una serie di problemi che si sono creati tra noi e alcuni tifosi, perché non voglio generalizzare dicendo tifosi, insomma, tra me in particolare e qualcuno in particolare. Poi è chiaro che io, insomma, non dovevo fare quello che ho fatto ieri, nel senso che mi sono abbassato a livello di quelle 5 persone che hanno definito mia madre una donna. Però scusami, chi nel tuo ruolo queste cose non le mette in conto che possono accadere? Guarda, io ho già scritto un articolo ieri sul nostro sito, proprio chiedendo scusa agli altri che hanno partecipato a questa mia debacle, chiamiamola così, a questo spettacolo di pessimo gusto, nel quale io sono stato del quale sono stato uno degli artefici, non in quanto colui che ha innescato questa cosa, ma in quanto colui che si è trovato a rispondere a delle offese con delle altre offese, quindi non dovevo farlo, anche se rigiro i complimenti che mi sono stati rivolti a chi me l'ha mandati. Quindi mi dispiace, io ripeto, non dovevo, quindi ho chiesto già pubblicamente scusa sul sito per il modo in cui ho risposto e purtroppo anche per il risultato in classifica che io per primo non mi aspettavo. Quindi. Beh, è molto apprezzabile questo tuo gesto, queste tue parole, ma c'è una speranza da parte vostra, da parte tua in particolare, magari di fare qualche passo indietro, di cercare di ricompattare un po' l'ambiente che è spaccato soprattutto in relazione alla vostra presenza, mi pare la tua in maniera più significativa. Ma guarda, io ho concluso, scusami se torno di nuovo all'articolo che ho scritto, ho concluso dicendo che in questo momento non voglio discutere di questo tipo di cose, no, perché ho messo dei puntini alla fine dell'articolo dicendo con o senza di me vorrei che in questo momento si fosse uniti per la squadra. Questo è credo che sia una frase molto significativa, per cui se io sono l'impiccio sono il primo ad andarmene, posso rimanere azionista e non partecipare alla Sammetti se sono una persona che non è gradita, quindi non è questo è l'ultimo dei miei problemi. Da parte mia, con molto piacere, se c'è da prendere un'iniziativa per ricostruire, io sono il primo a farlo senza alcun problema. È chiaro che purtroppo ieri è stata una cosa proprio di pessimo gusto, però è stato forse aspetta, volevo dire che è stato di pessimo gusto quello che hanno fatto le testate giornalistiche questa mattina, che hanno raccontato, io ho intitolato il mio articolo giornalismo a distanza non a caso, perché non c'era nessun giornalista presente. Questa mattina ero in prima pagina nella pagina dei diciamo della San Bettese Calcio. Mi fa piacere ogni tanto vedere la mia faccia, diciamo così, quindi se è servito a questa cosa ringrazio, insomma, va bene lo stesso. Però raccontare degli episodi, nessuno di voi mi ha chiamato per dire che è successo, quindi voi avete preso uno di quei 5 squilibrati che probabilmente si sono permessi di dare della prostituta a mia madre, gli avete chiesto che cosa è successo, perché non si spiega altrimenti. Sì, però ci torno. Ti faccio una domanda. Avete assistito? Domanda. No, io l'ho saputo qui da chi ha assistito. Io vorrei sapere qualche giornalista che ha assistito, giornalista che ha scritto quegli articoli, tipo Sabrina Vinciguerra del Carlino, o gli altri che ha Luca Bassotti. C'era il signor Luca Bassotti allo stadio? Sì, c'era Luca Bassotti, non l'ho visto Luca Bassotti. No, Luca Bassotti non c'era, perché io c'ero e Luca Bassotti non l'ho visto, quindi purtroppo se Luca Bassotti dice di esserci era mentito. Luca Bassotti non c'era nessuno. Però senti, a me interessava, ripeto, a me interessava che qualcuno mi chiamasse per chiedere quello che è successo. Invece purtroppo si è scritto di tutto di un episodio del quale io per primo avrei chiesto pubblicamente scusa attraverso le testate giornalistiche. Ho dovuto farlo attraverso il mio sito. Noi ti stiamo dando facoltà. E attraverso Nuova TVP, ovviamente. Vi ringrazio per questa opportunità. Però io ho dovuto prendere, mi sono dovuto
ho dovuto prendere il sito e usarlo per chiedere scusa, perché nessuno mi ha dato la possibilità di chiedere pubblicamente scusa per il comportamento che io purtroppo ho avuto solo con queste 5 persone, che ripeto, ricordiamoci, mi sono abbassato al loro livello, non è che io sono stato... Beh, forse adesso questa parola è un po' eccessiva, diciamo che sono delle persone che ci stanno nella cornice nella quale si sviluppa l'evento sportivo, uno deve mettere in conto che ci sono anche questi personaggi, no? Quindi il calcio è per tutti, lo sport è per tutti, adesso i livelli secondo me in queste circostanze non ci sono. Ripeto che ho commesso degli errori. Punto. Ho detto che ho commesso degli errori, nessuno si è permesso di chiamarmi per dire che è successo, invece si è scritto a senso unico, questo che purtroppo non mi dà fastidio, per cui un passo indietro dovrebbe farlo la stampa con la famiglia Tormenti, non la famiglia Tormenti con i tifosi. Guarda, quando vuoi noi possiamo organizzare, come TVP, possiamo organizzare un incontro chiarificatore laddove questo possa servire. Io vorrei che questa cosa non venisse cavalcata come un'opportunità per fare ascolti o per fare, no, ascoltami, per fare ascolti oppure per fare numeri giornalistici. Perché se voi fate domande che vengono dal cuore, perché dite di tenerci alla San Mettese Calcio, dovete comportarvi di conseguenza. Se invece lo fate unicamente per aumentare la tiratura, io non ci sto a questo gioco e quindi non mi presto. Per amore della San Mettese mi presto. Guarda, io credo che sia un amore visto da posizioni diverse, però concentrato sullo stesso cuore, su questo non ci sono problemi. Allora, intorno a questa mia riflessione ti voglio fare una domanda che esula un po' da quello che ci siamo appena detti. C'è possibilità di ricompattare il pubblico intorno a questa squadra, di fare in modo di assistere a qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto finora? Guarda, se te lo ripeto per l'ennesima volta, se io sono la causa e non c'è nessuna possibilità... Vabbè, tu puoi andare via, ma se non c'è nessuno che subentra al posto tuo... No, forse non mi sono spiegato, non vado via come azionista perché non trovo nessuno che è disposto a comprarla, la mia quota, però il concetto è questo, se io sono la causa di questa rottura, io per primo me ne vado, non è un problema, se non riesco a ricompattare, è normale che io vorrei ricompattare questa cosa e vorrei discutere con le persone che sanno, che probabilmente stanno vedendo questa intervista, sanno chi sono le persone che hanno avuto a che fare con me, sono 4-5 persone che poi, adesso... Sono delle persone che mi conoscono perfettamente, che sanno per quale motivo si è innescata questa cosa, si dovrebbero ricordare di incontri che sono stati fatti per calmare i tifosi e invece questa cosa non è avvenuta, però io adesso non voglio buttare benzina sul fuoco, che purtroppo si sanno delle mezze verità, però la realtà dei fatti è quella che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi, purtroppo abbiamo una tifoseria che purtroppo non ci ama, questo non mi ama personalmente, io parlo di me adesso, non parlo di mio fratello e non parlo di tutti i tifosi, parlo di 1, 1000, 100, non lo so, 10.000 forse di più, non lo so quanti ne sono, che magari non apprezzano la mia persona, sono disposto a mettermi in discussione. Ti sei fatto una ragione perché... Guarda, sono disposto a mettermi in discussione chiedendo scusa dove ho sbagliato o mettendomi da parte se questa cosa è irreparabile, per amore della San Benedettese. Io vorrei che venissero qui delle persone a tifare la San Benedettese, poi se ce l'hanno con me parlano di me dopo la partita, senza nessun problema. Non è bello anche per i calciatori sentire tormenti, cori di questo genere, non è bello per chi gioca in campo. Se c'è una critica da fare, se non va bene, oggi non si può criticare la squadra, ma se c'è se una critica da fare alla squadra, io credo che c'entri poco la famiglia Tormenti. Poi, se sono state travisate le parole che io ho detto all'inizio campionato, c'è qualcuno che continua a sostenere che io avrei detto che saremmo andati in Serie B. Falso, non vorrei tornarci su questo discorso perché sarebbe inutile. Ho detto, e per questo ieri sul sito ho chiesto scusa ai tifosi per la posizione in classifica, che io avrei desiderato una posizione in classifica completamente diversa da quella attuale. Mi aspettavo un campionato di vertice. Questo è quello che io... C'è stato qualche errore da parte vostra rispetto a questo campionato? Purtroppo sì, perché i risultati parlano, quindi non posso dire nulla. Ci sono stati degli errori, li abbiamo individuati, abbiamo cercato di eliminarli. Però... Bisogna aspettare un po'. Bisogna aspettare, purtroppo non si può dire che bisogna avere pazienza. Perché... Il tempo è sovrano. Esattamente, il campionato sì, questo sì, però il campionato purtroppo sta per terminare e dovremo sbrigarci. Però, ripeto... Io gli errori che ho fatto li ho ammessi e li sto pagando come socio azionista. Li sto pagando come tifoso, primo, e come socio azionista, da un'altra parte, facendo immissione di capitali, come sono stati fatti nelle ultime settimane.
Grazie, bocca al lupo.